Ciao ragazze, allora nel video di oggi volevo mostrarvi quali sono stati i nostri acquisti, fatti a Valencia, perché quando visitiamo una città, un paese, ovviamente come ci piace vedere i musei, visitare insomma i monumenti della città, le chiese della città, a me piace fare anche shopping, perché magari vado in quella città una volta nella vita e mi piace fare anche shopping. Quindi una ragazza su Instagram ha scritto: ma quando viaggi fai solo shopping? No, non faccio solo shopping, però faccio anche shopping, cioè mentre passo nelle vie, se vedo dei negozi che mi piacciono entro e se c'è qualcosa che mi piace la compro, ok? Quindi, come di consueto, di ritorno ad ogni viaggio, mi chiedete il video haul e vi mostro quello che ho comprato. Quindi vado veramente random. Allora, partiamo dalla prima sera. Sono strafelice perché sono riuscita a trovare un fondotinta che avevo scovato qualche anno fa al Cosmo, prof me l'avevano lasciato da provare e poi mi ricordo che, ma veramente, ho buttato via il boccettino tipo qualche settimana fa, perché a un certo punto mi sono detta boh, basta, mi rassegno, tanto non la troverò mai più. E invece l'ho trovato, ed è il fondotinta Tom Constance della Vivienne Sabot, questo qua. Ricordo che appunto ho usato questo fondotinta uno o due anni fa, perché me l'avevano lasciato al Cosmo prof, e sono riuscita a trovarlo, quindi l'ho comprato. C'era questa profumeria che aveva tutti marchi low cost, aveva Catrice, Essence, W7, insomma un insieme di marchi di appunto make up low cost che però in Italia non si trovano, e sono riuscita a trovare lui. Tra l'altro sono riuscita per fortuna a ricordarmi anche il colore che avevo preso l'altra volta, e quindi insomma non vedo l'ora di riprovarlo. Adesso insomma sto terminando un paio di fondotinta che voglio finire. Sapete che a me non piace aprire più cose contemporaneamente, ma poi successivamente proverò sicuramente lui. Mi piace anche molto il packaging, di plastica, piccolino, molto comodo, ed è un fondotinta a lunga tenuto. Costava tra l'altro pochissimo, non mi ricordo se 6,95 o 7,95. Mi pentirò sicuramente poi di non averne prese due, però insomma Vivienne Sabot c'è tutti gli anni al Cosmo, però al massimo insomma mi metterei in ginocchio perché me ne diano uno nuovo. Sempre lì ho voluto comprare questo, che da quanto ho capito è un primer da mettere sotto per le occhiaie, per le borse, della marca W7, che si chiama Lemon Meringue, ed è appunto un correttore che dà sul giallo. Ho provato il tester, l'ho provato sulla mano, mi sembrava che facesse un bel effetto, costava tipo 2 euro, e quindi l'ho voluto comprare. Poi sotto casa nostra c'era un negozio che si chiamava, purtroppo non ho tenuto il sacchetto, non mi ricordo se si chiamava TBC o TBB, una cosa del genere. Era un negozio molto carino, in realtà avevano anche un maglione che però veniva a 35 euro, al mio marito non piaceva, quindi ho detto vabbè, non lo prendo. Ho voluto però comprare questo cardigan molto carino, tra l'altro costava solamente 12 euro, cioè non è un cardigan, scusate, è un maglioncino un pochino collo alto. Devo dire che io amo quest'anno i colli alti, ed è molto carino perché ha questa rouge davanti, e poi mi piacevano un sacco le polsiere fatte così, sempre con la rouge. Sotto è molto semplice, quindi rimane un maglioncino cortino, e di quella, sicuramente è acrilico al 100%, però è di quella cotone molto caldo, morbido, e dato che appunto in ufficio da me si muore dal caldo, non riesco veramente ad indossare la lana in ufficio da me. Secondo me questo insomma rimane molto carino. Infatti gli ho chiesto se c'erano altri colori, perché sono certa che se ci fosse stato nero l'avrei preso nero, però c'era solo grigio. Poi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da Primark. Allora, abbiamo voluto comprare un copripiumino, perché appunto Primark ha questi copripiumini bellissimi, e quindi ho preso questo. In realtà dentro di me dicevo, ma no, non abbiamo niente di blu. In realtà il copripiumino insomma che ho appena tolto, adesso ne abbiamo un altro, è sempre sui toni del bianco e blu, però è leggermente diverso. La fantasia che abbiamo preso è questa, quindi bianca e blu, ma appunto è double fast, dall'altra parte è bianca con i puntini blu, quindi al massimo lo utilizzeremo da questo lato. E i copripiumini di Primark secondo me sono di buona qualità, non sono di una qualità eccelsa, però non fanno neanche così schifo. Noi prendiamo sempre il king size, perché c'è anche il double size, però ho sempre paura che sia troppo giustino, o che sia studiato per il letto alla francese, quindi nel dubbio prendo questo che viene 20 euro. Secondo me è un prezzo accettabilissimo per un copripiumino. Ovviamente all'interno c'è anche il saccone per il copripiumino. Poi
Sempre la Primark, in realtà ho preso delle cose molto molto basic, ossia ho comprato due magliette bianche a manica corta, perché trovo che la qualità delle magliette basic di Primark sia molto alta, e dato che le magliette bianche le indosso tantissimo, ne ho volute prendere due, e poi ho voluto prendere una maglietta sempre girocollo, ma a manica lunga blu, sembra viola, ma in realtà credetemi che è blu scuro, perché è un colore che mi manca. L'altro giorno volevo... insomma, avevo qualcosa di blu, non mi ricordo cosa, e mi sono detta, mi serve una maglia blu, e non ne avevo una blu, e quindi l'ho voluta prendere. Sembra viola, ma vi giuro che è blu scura. Poi ho comprato questi, perché secondo me sono molto convenienti, 75 centesimi, ma ce ne sono veramente tanto, dato che, insomma, sono leggerissimi, me li sono presi. Ho voluto prendere queste due spugnette, perché, insomma, per avere delle alternative alla mia Beauty Blender, insomma, così venivano 1,80€, ne ho sentite parlare abbastanza bene, quindi le ho prese. Poi mi sono voluta prendere un body, perché io d'inverno, avendo molto freddo, indosso il reggiseno con sopra una canottierina fatta body, tipo quelle di The Zenith. Però ho trovato questa, che secondo me è una valida alternativa, perché non dovrei mettere il reggiseno, quindi c'è già il reggiseno incorporato al body, quindi alla canottierina. Ovviamente poi andrei ad utilizzare le mie mutandine, insomma, intime, e, però insomma l'ho trovato carino, almeno una, appunto, un pezzo in meno da mettere. Questo veniva 10€. Infine ho preso una semplicissima felpa nera, cioè proprio banalissima, tra l'altro ho preso la S, ma avrei dovuto prendere la XS, perché sapete, mi piacciono le cose super strette, e queste vengono 8€. Anche qua la qualità è molto, insomma, buona, non è eccelsa, ripeto, però non è male. Anche mio marito se ne è preso un paio e, insomma, sono carine. Poi vi faccio vedere una cosa che però qua per terra, perché l'ho indossata ieri sera. Sapete che io ho un problema con le scarpe usate da tenere in altri posti. Sono andata alla Stradivarius perché cercavo un paio di stivaletti a calzino, ossia fatti in questo modo. Neri li volevo, appunto, a calzino, quindi che rimanessero molto aderente, con un tacco non esageratamente alto. Vi dico, questo è già un pochino più alto di quanto li volessi, perché sono 8 cm, diciamo che per me andavano bene anche 5-6 cm, ma non riuscivo a trovarli neri semplici, perché Pull&Bear li ha fatti, ma li ha fatti con una striscia qua dietro con delle scritte bianche e nere, non mi piacevano, non riuscivo a trovare un'alternativa. La Stradivarius, va bene, in Spagna Stradivarius, come anche Zara, Mango, essendo spagnolo, tutto viene 5€ in meno, quindi questi qua in Italia li avrei pagati 39,90€, in realtà li costavano 35,90€, e quel giorno c'era il 20% su tutto, quindi alla fine li ho pagati 28€, quindi da 40 che li avrei pagati in Italia li ho pagati 28, e insomma ci sta. Li ho indossati ieri sera tutta la sera per una cena, non mi fanno particolarmente male. Vi dico, non è che adesso li utilizzerò tutti i giorni per andare in ufficio, però è un genere, un tacco comunque abbastanza comodo, quindi li ho voluti prendere. Poi siamo andati da Mango Outlet, perché l'avevo già trovato a Barcellona, nei posti in cui c'è il Mango, insomma in Spagna, appunto ho già trovato più volte il Mango Outlet. Ho voluto comprare questa tuta che voglio andare a indossare, insomma, magari, vabbè, lo indosserò l'estate, però secondo me è una tuta indossabile anche per un matrimonio, è di questo bellissimo colore, un fucsia scuro rosso, e la particolarità è che ha questa rouge davanti, e per il resto è una tuta semplicissima. Questa era una tuta che costava 50€ e io l'ho pagata 18, quindi praticamente sono dei pezzi super super scontati. E poi ho acquistato un cappotto, ma magari ve lo faccio poi vedere indossato, perché altrimenti non si capisce, perché è un cappotto fatto a vestaglia nero, molto pesante tra l'altro, vabbè, non riesco a farvelo vedere bene. La particolarità è che ha delle maniche molto molto ampie, vedete, e poi è fatto a vestaglia, quindi anche il laccio è nero. Questo c'era sia nero, c'era grigio, c'era carta da zucchero, ma io insomma lo volevo prendere nero. E passiamo ai classici souvenir, quindi abbiamo comprato varie calamite, alcune sono per noi, altre le regaleremo. Quelle che ci piacevano di più erano queste qua con la paella, che appunto rappresenta assolutamente Valencia. Questa credo che sarà quella che terremo per noi. E poi abbiamo preso quest'altra invece, che insomma ricordano tutte le cose tipiche di Valencia.
Ok. Poi io, come tradizione di ogni viaggio, mi sono presa una tazza, perché appunto io personalmente tutti i viaggi che faccio voglio tornare con una tazza da insomma, che mi ricordi appunto il viaggio, e ho voluto prendere questa, che appunto anche questa raffigurava un pochino tutte le cose caratteristiche di Valencia. Poi devo lavare. Poi sono andata in un supermercato e ho trovato, voi sapete che sono intollerante al lattosio, ho trovato questi due tipi di biscotti che non avevano il latte, quindi me li sono comprate. Questi sono dei biscottini con la mandorla, e questi che ho già aperto perché li usavo là per fare colazione, appunto sono con il miele ma non hanno il latte né yogurt, niente dentro, quindi già che eravamo in supermercato ho fatto un giretto, ho guardato. Ovviamente abbiamo comprato un regalo a Pino, il nostro albero di Natale, perché anche lì quando viaggiamo, se troviamo insomma una pallina di Natale della città in cui andiamo, la compriamo. E abbiamo preso questa qua fatta a stella, appunto con scritto Valencia e a tutte le spagnolite sopra. C'era anche la sua scatolina, appunto adesso la andrò a mettere sull'albero. Poi in questo negozio che si chiama Ale Hop, anche questa è una catena spagnola che avevo trovato già a Barcellona, è tipo un Tiger leggermente più caro, che vende tutte cose un po' particolari. Ho voluto prendere questo portaocchiali che ho comprato anche per mia sorella, secondo me è super intelligente. Io me lo sono presa con i fenicotteri, invece Ale l'ho presa con i cactus, ed è praticamente un portaocchiali che nel momento in cui non avete indossate gli occhiali rimane piatto, quindi non vi tiene posto in borsa. Nel momento in cui andate a mettere gli occhiali dentro, si diventa appunto un portaocchiali. Però l'ho trovato super intelligente, perché effettivamente i portaocchiali occupano un sacco di spazio nella borsa, e quando uno li indossa dice che palle, devo tenere la mia sta scatola una vuota in borsa, e invece così rimane molto sottile. Ultima cosa, è sempre un souvenir, perché quando viaggiamo, oltre alle calamite, ci piace portare un ricordo per la nostra casa, insomma della città in cui andiamo. Abbiamo preso questi sottopentole, in realtà uno l'ho già dato ai miei ieri sera, ne abbiamo ancora due, perché uno lo porteremo alla nonna di mio marito e uno lo terremo noi. Io credo che per noi terremo questo. Abbiamo preso questi sottopentola che ricordano le azulei, insomma le maioliche, che sono molto tipiche lì di Valencia, e insomma mi piace molto, sono molto carino. Questo lo terremo per noi e questo invece lo andremo a regalare. E basta, direi che vi ho fatto vedere tutto. Poi vabbè, mio marito ovviamente si è comprato delle cose per lui, da Primark, dei maglioncini e così via. E spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se siete stati a Valencia, se avete fatto shopping. Ci vediamo con il prossimo video, ciao!